Amici di Voce di Napoli, siamo con Don Luca Oranges, un prete napoletano nato ai Colli Aminei che però da anni vive lontano dalla sua città. Salve, io sono da 18 anni a Vienna perché dopo aver sentito la vocazione, che ho conosciuto la mia parrocchia di Napoli, ai Colli Aminei, ho dato la mia disponibilità per essere missionario, disposto ad andare in qualsiasi parte del mondo. Sono stato inviato a Vienna dove sono stato formato, poi sono diventato sacerdote, anche ho passato un tempo di missione in Germania e adesso sono in Austria, formatore del seminario missionario diocesano di Vienna, dove sono stato formato. Però è tifosissimo del Napoli, ha continuato a seguire il Napoli in questi anni ed è qui a Di Maro. Come mai si trova qui a Di Allora, io Maro? mi trovo a Di Maro perché in questi giorni ho avuto un campo estivo con 110 giovani. Io accompagno dei ragazzi per un percorso dopo la cresima fino al periodo della maturità, all'esame di maturità, fino al passaggio all'università, per far mantenere questo rapporto con la Chiesa e con Cristo soprattutto, perché ho visto che ha salvato la mia vita proprio in questo periodo e mi metto a disposizione perché anche altri ragazzi possano avere la fortuna che ho avuto io di incontrare Cristo e la gioia che può dare agli uomini. Però appena poi dal campus, diciamo, si allontana un attimino per vedere, per sbirciare i giocatori, i primi allenamenti di quest'anno del Napoli, come lo vede? Mi piace, sono sempre appassionato e cerco di ritagliarmi i tempi per poter seguirlo. Mi piace la campagna acquisti come è iniziata, anche le voci. Mi ha colpito in questi giorni vedere soprattutto i ragazzi, questi tipo Gaetano, Palmiero, che vedo in Sono cresciuti bene, sono cresciuti bene. buonissima prospettiva. Non lo ritengo una scelta sbagliata se si decidesse di mantenerli a Napoli, almeno uno dei due, spero Gaetano. E poi Manolas mi ha colpito anche come Vabbè, è un giocatore di di tutto. altissimo livello. Chi si aspetta che magari la sera fa pure qualche preghierina a De Laurentiis? Questo no, però io spero che possa arrivare James. E poi una punta di alto livello. Mentre per colmare questo gap dalla Juve ci vuole una benedizione particolare, ci vuole, non lo so, qualche intercessione. Come si riesce a cercare di fermare questa egemonia bianconera? Io penso quello che è mancato l'anno scorso. Penso che anche Ancelotti, ho sentito che l'ha evidenziato questo aspetto, è l'ambiente che c'è intorno al Napoli. Si è manifestato un po' di delusione o di scoraggiamento, e questo penso che il sostegno del pubblico allo stadio, ma anche proprio in genere l'ambiente, anche le tensioni che ci sono state per quanto riguarda Insigne, così con un ambiente molto più unito Unito che e che sostiene la squadra, è naturalmente tutto più facile e contribuisce in gran parte ai successi di una squadra. Lei da Vienna come lo segue il Napoli? Cioè segue le partite streaming, si è ammessa magari la sposta No, per no, la messa non la sposto, però cerco, soprattutto la domenica. Quel periodo, quell'orario è buono per seguire le partite. Il sabato è un po' più difficile, però cerco sempre di seguirla. DAZN in Austria ha un'offerta che offre tutto il campionato, diversamente dall'Italia che offre solo tre partite. In Austria offre tutto il campionato e anche la Champions e l'Europa League, quindi avevo la possibilità di guardare tutte le partite. Ma lei ha seguito qualche partita allo stadio del Napoli quando è stato di recente a A Salisburgo? Salisburgo sono andato e poi quando sono stato a Napoli a Natale ho visto la partita con la spalla al San Paolo. Era un po' di tempo che ci mancavo e sono tornato per vederla.
Ecco, invece città di Napoli, lei ci torna ogni tanto per trovare amici, familiari, come la vede? Pure perché il suo ruolo in una città così, diciamo, ricca di problematiche e contraddizioni, ma anche di risorse, è sempre fondamentale, perché serve proprio ad aiutare soprattutto i giovani a cercare di offrire delle alternative sul territorio, che spesso mancano. Lo devo dire, prima di tutto, vivendo all'estero, il nome che porta Napoli è cambiato molto negli ultimi anni. È noto un riavvicinamento dei turisti, che quando persone mi incontrano e sanno che sono di Napoli mi dicono: ah, sono stato da poco, oppure voglio andarci, ho sentito che è molto bella. L'opinione della gente è cambiata da di fuori, diciamo. Quando torno a Napoli, come si dice in napoletano, mi faccio un po' il sangue amaro, perché vedo le potenzialità che ha la città, i tesori che custodisce a livello culturale, artistico, ma anche naturale, le bellezze che ci sono, e mi meraviglio, anche avendo girato un poco il mondo con la mia attività di missionario, ho avuto la possibilità di girare un poco e noto che Napoli è una delle città più belle al mondo. Non so perché non possa vivere tutta la città dalla ricchezza che offre, gestita male spesso. Male come soluzioni che può proporre, visto che spesso, ripeto, la chiesa in alcuni territori, in alcuni quartieri abbandonati dallo Stato, dove magari non ci sono telecamere, non ci sono attività per i giovani, e quindi li lasciano alla strada. Fondamentalmente la chiesa certe volte funziona come unica alternativa alla delinquenza. Un cuscinetto, sì. Questo sicuramente, la Chiesa gioca un ruolo importante nella società, e anche e soprattutto il problema serio che vedo è il disamore per la cosa comune. Il napoletano è molto attento a tenere bene le sue cose, ma molto spesso si trascura o addirittura si tratta male il bene comune. E di tutti, pubblico. Esattamente, il bene pubblico, la cosa pubblica viene un po' messa in secondo piano. E quindi, come Ancelotti dice, un ambiente unito che deve viaggiare in un'unica direzione, anche magari il consiglio che può dare ai napoletani di cercare di diciamo preservare le bellezze, ma anche, non lo so, un parco da poco ristrutturato e riaperto per la cittadinanza, cercare comunque di tutelare quello che ci viene offerto. Esattamente, anche un esempio, lo stadio, oppure no, ma io parlo in genere, anche proprio i finanziamenti, gli investimenti che si devono fare, prima di tutto per preservare, conservare e mettere in condizione di mantenersi le strutture e le cose che ci sono, che sono bellissime, e però vengono anche poco valorizzate, diciamo. Molta gente, per esempio, per me molto strano che a Napoli è molto difficile, per esempio, reperire informazioni. Ti faccio un esempio: Cappella San Severo, no? Che per me è un gioiello che ogni turista dovrebbe conoscere, è difficilmente individuabile. È vero che è in una posizione anche un po' infelice, però diciamo molta informazione e valorizzazione del territorio, delle bellezze che ci sono. E anche e soprattutto il problema fondamentale è anche all'interno della famiglia, che negli ultimi anni si ha un problema serio della famiglia, con la degenerazione della famiglia, la disgregazione più che altro, di aiutare i ragazzi a trasmettere valori. Trasmettere questi valori, del rispetto prima di tutto per se stessi, e avendo questo, sentendosi degni, amati, così possono avere più facilità a
mantenere in una maniera degna e consona e adatta le cose che ci vengono offerte dalla nostra città. Don Luca, un augurio finale magari da tifoso del Napoli. Forza Napoli sempre. Forza Napoli sempre. Quest'anno se vince lo scudetto il Napoli, non lo so, vuole promettere qualcosa da Vienna, qualche... No, non prometto, spero di potermi trovare a Napoli in quei giorni. Va bene, la ringraziamo. Arrivederci. Grazie.